Ma bello a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video. Io sono Riccardo, oggi ragazzi vi farò vedere come avere da mobile questa bellissima applicazione. Se avete Samsung, per prima cosa dirigetevi sul Galaxy Store e non cercate direttamente Fortnite, come ho fatto io, ma cercate Epic Games e vi darà questo. C'entrate e ve lo scaricate. E ci vorrà un po', tipo un minutino, non è manco troppo pesante. Aprite l'Epic Games e andate qua su Fortnite. Adesso io lo devo aggiornare, quindi lo installo, però voi apparirà installa. E sono tipo 200 mega. Forse anche 300, però qua non è la cosa che ci interessa, perché vi scaricherà Fortnite, a me ci ha messo tipo 5 minuti. La cosa è che quando entrerete nel gioco vi farà scaricare 5,72 giga di tutto, quindi una mezz'oretta ce la mettete. Dopo aver scaricato il giga dovete creare l'account e fa tutto e vi dirà grafica normale o avanzata, che sono 3 giga. Io ho messo grafica normale perché sinceramente non mi interessa la qualità della grafica, e la grafica normale non è nessun giga. Quindi voi dopo aver creato l'account fate questo, mettete la grafica, c'entrate e giocate. Adesso a me sta aggiornando, però vi posso assicurare che funziona. Godete, deve apparire questo, poi vi apparirà Fortnite dopo che avete creato l'account, ovviamente. Ecco qua, connessione in corso, vedete? Aspettate. Non c'è trucco, non c'è inganno, connessione in corso. Ecco qua, possiamo vedere la schermata di Fortnite. Poi farà l'accesso, tutto easy. Adesso a me non so se mi fa accedere perché ancora non l'ho aggiornato. Qui non lo so se mi fa accedere. E ci metterà tanto, 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 tanto tempo. Poi lo connetto, ovviamente dipende dal dispositivo che avete. E così è qua nella lobby, mi sono chiamato Rick Spacco Samsung, mettiamo nella bizzotti, coprete il pass e tutto il resto, gli eventi, l'armadietto, metto queste le coperture, il negozio oggetti, che però non avete niente di esclusivo. E c'è qualcosa di esclusivo, vediamo. C'è il passo, non lo vede, la di Fortnite, eccetera. Che premete qua per Fortnite. Invece un altro modo per installarlo sarebbe... No qua, no qua, no. Andare su Google e cercare... Ve lo dico, no Picabasurf, ma GeForce. GeForce, prendete tramite GeForce, vi scaricate l'app, fate l'accesso, create l'account e tutto, e come vedete potete giocare a Fortnite. Qua come potete vedere, adesso dato che me lo sono scaricato ma non credo mi faccia giocare, rientriamo su Fortnite. Collego il joystick e faccio una partita di prova. Allora, io vi consiglio sempre di collegare o il joystick o il mouse e la tastiera al telefono o tablet che avete, perché è molto scomodo giocare, soprattutto per i numerosi tasti che avete. Quindi io adesso attaccherò il tablet, però volendo potrei attaccare pure la tastiera e quant'altro. Quindi ci vediamo quando avrò attaccato tutto. Ok, raga, joystick recuperato. Adesso fatemi vedere se va bene quello per il computer, lo devo utilizzare per forza l'altro. A questo punto direi che mi posso mettere anche le cuffie e tra
un po' adattatore che dovrebbe essere nella bozza. Ok raga, l'adattatore preso, adesso fatemelo collegare, cavolo, però non posso neanche usare. Aspettate un attimo. Ok raga, allora, ci sono, premetto, ho dovuto fare un casino perché c'ho il joystick, ho dovuto cercare il filetto per attaccarlo al telefono e poi mi serve anche l'adattatore. Do cavolo lo attacco? Ah, di qua. Di qua, ok, vediamo se va. Allora, mod. No, funziona. Proviamo a vedere se una parte funziona, non mi fa fare determinate cose come ad esempio switchare tra una cosa e l'altra, però non mi fa manco cliccare. No, fermi tutti, allora no, allora no, mi serve quello per l'Xbox. Quindi facciamo un'altra marata. Allora, filo randomico. Ok. Adattatore. Allora. Mamma mia, ragazzi, ho fatto bene. Non manco posso con quello dell'Xbox, allora. Facciamo alla vecchia maniera. Un secondo solo. Ok raga, vediamo se funziona. Non credo. Ah, perché mi deve stare l'Octopus. Ah, aspetta. Allora, per altro tutorial. Per utilizzare il joystick, Play Store, Octopus. Ci installiamo questo, che sarebbe un'app per poter utilizzare al meglio il vostro gamepad su telefono, tablet o che altro. Ci installiamo Octopus. Fatemi accendere anche la luce nel mentre. Entriamo su Octopus. Consentiamo. Aspettiamo. Allora, ecco qua, abbiamo già aggiunto Fortnite. Adesso dobbiamo andare su Octopus e consentire la visualizzazione in primo piano. L'abbiamo consentita. E anche l'installazione di app sconosciute. E però, mannaggia. Manco possiamo utilizzarlo. No, skip. No, non possiamo manco utilizzarlo, raga. Perfetto. Allora. Non so manco io cosa potremmo fare. Allora, un'idea ce l'ho. Facciamo una pazzia. Letteralmente una pazzia. Fatemi spegnere la play. E proviamo direttamente a fare una partita qua su Fortnite. Ho molta paura di quello che potrebbe succedere. Comunque, se avete visto questo video, rimanete sintonizzati, lasciate like, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. Però non so se questo joystick funziona così, non lo so. Lo so, proviamo, perché dopo uscirà un altro video, nuova serie su Minecraft. La serie di, come si chiama, di Pocket Build, l'ho bocciata, che non andava manco troppo bene. Fatemi connettere qua i controller, il controller con l'Xbox connesso.
Anzi, non c'è senso perché stanno facendo i giochi. Quindi The Fortnite si presenta così con la grafica normale. Molto bene, faccio 30 di ping, 20 di ping. Ho il tastino delle emote qua. Non so come si faccia per ringraziare l'autista del bus. Ma posso? Ok, non so come si faccia. Scendiamo. Qua. Mentre aspettate, togliamo il Bluetooth. Scendiamo pure qua vicino che... se c'è qualcuno, quel pazzo curioso che proverà a prendere la spada di Darth Vader, io me ne approfitterò subito per farci. Quella qua c'è molta gente, vedete, non laggo neanche troppo. Ah, ovviamente il dispositivo è un Samsung Galaxy A52. Quindi supporta Fortnite. Se avete un iPhone o un altro dispositivo che non lo supporta, ad esempio la 12, non ci potete fare niente a meno che non ve lo installate da dove ve l'ho detto io. Là qua ci dovrebbe essere. Eccola la mia amata cassa. Là, molto brutto come lutto. Chiamo la porta, direi di non rischiare. Ok, vediamo un attimo qua cosa c'è. Abbiamo un'altra cassa qua che si prende subito buono sto upgrade. Prendiamo anche il piccone, spacchiamo qua, dovrebbe essere qualcosa anche qua. Perfetto, perfetto, direi di fare. Sì, adesso tutto pronto, bene, saliamo. Una speranza che non ci uccidano. C'è qualcosa qua? No, e allora è per forza sopra. Forza sopra. Allora. Porca vacca. Ho il puntatore minuscolo. Direi usiamo questo. Lo sarei potuto risparmiare, però meglio usarlo subito che darlo a un altro nemico. Si rompe subito. La gattina tattica, per il momento questo me lo tengo, a meno che non trovo un altro pompa verde. Poi prendiamo questo. Prendiamo qualcosa di buono. Ok, questo me lo metto al posto dello scendino. Molto buono. Cerca questo. Prendi i lingotti. Prendi la casa, siamo anche in safe. No, è molto meglio. I due colpi. Non l'ho mai guidato.
Tizio là direi di provare a investirli. Anzi, ventotto. Non puoi dirmi che mi frega la kill? Non puoi dirmi che mi frega la kill? Ok. Ucciso questo. Il pompa a tamburo. Ucciso. Buono, qua va. Ucciso anche questo, molto buono. Molto buono, raga, sto giocando molto bene. Munizioni al massimo. Che non lo devo ricaricare, raga, 3 kill. Allora, la ghicchia un pochettino. Infatti non è pure tanto facile costruire. Però è sopportabile il lag. Che bello, adesso non mi sta più laggando. Allora, ho perso neanche un po' di vita. Porca vacca! Però pure io posso mira. Sto laggando come un disgraziato. Uno ucciso. Un altro pure. Ok, raga. Nel chill si rimane. Nel chill, partita molto bella. Molto bella, raga. Molto bella e siamo anche in 22. Siamo anche in 22, c'è qualcuno. Mi manca solo il ferro e sono full di tutto. Però il ferro lo sapete pure voi che non è facile.
sia al massimo. Allora, qua non c'è nessuno. No, sulla palma. Ucciso uno. Ucciso pure quest'altro. Cioè, cosa si fa? Non la ricarica. Cosa sto facendo? Yeah. Dimmelo, buono. Questo punto è molto buono. E di iniziare ad andare in safe. 9 kill. Ammazza che partita. Quanto siamo? 23 minuti di registrazione. Ammazza che partita. Mazza che partita. Io sono molto preoccupato. Allora, spicciati. Thank you.
Cavolo, è vero, c'è pure il pesce. C'ho il pesce, usa pure questo. Raga, vi giuro, è tostissima. Perfetto, perfetto, ragazzi, vi giuro, è tostissimo a giocare. Se questo video vi è piaciuto, lasciate like, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per non perdere nessun mio video. Solo per questa vittoria, solo per questa vittoria. Adesso quindi, secondo i miei calcoli, dovremmo avere l'ombrellino della vittoria della nuova season, che io tra l'altro non ho ancora giocato dalla Play, dove ho Fortnite. Quindi l'ombrellino della vittoria è questo, e questo è nella nuova realtà. Quindi due ombrellini, uno più bello dell'altro. Andiamoli a vedere. Uno è questo meraviglioso e l'altro è questo classico. Questo classico GG per noi. Andiamo a vedere anche se possiamo prenderci qualche soia. No, niente. Niente. Allora, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Lasciate un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per non perdervi nessun mio video, nessuna mia live. Di nuovo. E vabbè, raga, vi ricordo tutto, invece ho dopo, con il prossimo video e anche domani. Ciao!